Non solo è promettente, ma può generare a cascata la nascita sostanzialmente di un nuovo, uno sviluppo di una nuova filiera industriale nella nostra regione, nel nostro paese, forse anche a livello mondiale. Quindi è un'idea che può cambiare sostanzialmente il modo di fare imprese, i processi produttivi in tantissime aziende. Quindi è una startup che può valere la nascita di 1000 startup contemporaneamente. È chiaro che, come tutte le aziende nuove, avrà una vita travagliata e difficile in un mondo che è sempre competitivo, dove l'accesso al credito e l'apporto dei capitali è sempre molto complesso per un'azienda. È per questo che come regione abbiamo deciso di dargli delle agevolazioni, cioè mettendo a disposizione la finanza regionale affinché questa azienda possa iniziare a lavorare, a crescere, a irrobustirsi, a dare il futuro, speriamo, a tanti giovani che vogliono continuare a lavorare e a credere in questa regione. Dunque, il tutto è nato all'interno dell'Istituto Italiano di Tecnologia. C'è un gruppo che si chiama Graphen Labs, in cui vengono studiati a livello di laboratorio ovviamente questi materiali rivoluzionari che sono i cristalli bidimensionali, di cui il più famoso è il grafene. Sono materiali che noi pensiamo possano veramente rivoluzionare la manifattura, quindi creare dei super oggetti con proprietà molto molto interessanti che possono arrivare veramente nella vita di tutti i giorni. E il tutto è nato così, con lo studio di questi materiali e l'idea che potessero veramente essere portati nella vita di tutti i giorni. E le potenzialità sono grandissime e ci siamo convinti che fosse veramente il caso di rischiare e provare a rendere reale questo progetto e renderlo industriale. Da lì è nata l'idea di Bidimensional, quindi una startup che si occuperà sia della produzione di questi cristalli, quindi prima di tutto di grafene, sia del loro utilizzo. Quindi avremo anche una parte che si occuperà di consulenza, quindi di aiutare le aziende che vogliono utilizzare grafene nei loro prodotti a capire come utilizzarlo, in modo tale da dare una vera e propria ricetta sull'utilizzo. E questo permetterà alle aziende che vogliono innovare i propri prodotti di capire come farlo, e il nostro, diciamo, obiettivo sarà proprio quello di aiutarle a creare innovazione e quindi essere più competitive. Sentite, è la 13ª startup che IT lancia, cioè che i suoi giovani lanciano nell'arco di 18 mesi, 19 mesi. È segno di grande vitalità, questi ragazzi ci provano. Noi li accompagniamo, IT non è nemmeno socio, diciamo, in questo momento proprio accompagna questi giovani sul mercato, speriamo che trovino gli investitori e ovviamente noi gli diamo supporto tecnico, laboratori per la parte iniziale. Molto bene, molto bene. Posso dire solo molto bene, poi devono avere un po' di fortuna e un po' di supporto, questo è ovvio, quindi speriamo che almeno alcune di queste decollino e diventino delle grandi realtà. Allora, per noi è un'opportunità molto interessante, in quanto è anche la prima volta che l'IT scorpora una propria azienda, si fa impresa nel nostro territorio. Tra parentesi, col gruppo Filse abbiamo proprio coordinato tutta la parte, oltre che finanziaria, si sono anche, diciamo, incubati nel BIC, quindi utilizzando degli spazi regionali, e per noi è un'opportunità incredibile che condividiamo con altri investitori e daremo la quantità di finanza necessaria a sviluppare tutta l'attività.